Buonasera Emilia Canonacue, benvenuti a questa nuova edizione del nostro giornale. In apertura la sanità era nell'aria, risultava quasi essere inevitabile. Lo scontro è diventato reale tra il governatore Oliverio ed il commissario Scura. Vi spiegheremo naturalmente perché. La giustizia, nuovo allarme, forte carenza di mezzi e di personale in Calabria, a Vibo dove si è discusso di fondi comunitari, e poi il calcio con la giornata di Lega Pro e Serie D. Tutto questo e altro ancora, ma procediamo con ordine e partiamo dal nostro sommario. Il commissario Scura ha costretto ad annullare la riunione con i manager della sanità calabrese dopo la nomina da parte della giunta regionale dei commissari delle ASP, delle aziende ospedaliere, e braccio di ferro con il governatore. Nella giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, dai tribunali calabresi parte l'allarme, mancano uomini e mezzi, situazione critica a Catanzaro. Riunione operativa a Vibo sui fondi comunitari, il monito del COGAL agli enti locali, evitare errori nei progetti. Screening gratuiti nella settimana della prevenzione. Il camper della Lega Tumori parcheggia in fiera con l'obiettivo di informare. La diagnosi precoce salva la vita. Meno vittime sulle strade, l'ACI in campo per una campagna di sensibilizzazione. Sceglie come testimonial i neopatentati, i giovani ambasciatori della sicurezza. Un altro passo verso la salvezza per Cosenza e Vigor Lamezia, che negli anticipi di oggi pareggiano in trasferta con Messina e Matera. I lupi sprecano un calcio di rigore ma conquistano il sesto risultato utile consecutivo. La regina al granillo invece supera e rimonta il Melfi in Serie D 0-0 nel derby tra Rende ed Interreggio. Di nuovo buonasera ad Emilia Canonacue, bentornati al nostro giornale. Lo avete sentito dal primo titolo, partiamo dalla sanità. Qualche giorno fa il neocommissario al piano di rientro, l'ingegnere di Gallarate, Massimo Scura, come suo primo atto aveva pensato di convocare per lunedì prossimo i direttori generali delle 5 aziende sanitarie provinciali e i direttori delle aziende ospedaliere, nonché quelli amministrativi. Voleva parlare con loro per una prima riunione operativa. Una riunione che però nella giornata di oggi il commissario Scura si è visto praticamente costretto a cancellare, a disdire, perché questi DG, con la sola eccezione del dottor Auteri che guida l'azienda ospedaliera di Cosenza, nel frattempo sono cambiati. Il governatore Oliverio infatti nella seduta di giunta di ieri ne ha nominato di nuovi. Un vero e proprio smacco che sicuramente non rimarrà senza conseguenze. Sentiamo i particolari da Marisa Fallico. Neanche il tempo di arrivare in Calabria che il neocommissario alla salute Scura si è ritrovato nel bel mezzo di una battaglia. E non solo perché la sanità regionale è una costellazione di emergenze, criticità, avvertenze, ma soprattutto perché, almeno da queste prime battute, la convivenza con il governatore non appare per nulla facile. E dato al noto che Oliverio non abbia affatto gradito la nomina di un tecnico, sin dal suo insediamento ha rivendicato l'incarico e la politica calabrese che deve gestire la sanità calabrese, ma visto com'è andata ha deciso di non lasciare campo libero, di non limitarsi a fare la comparsa. E così sono partiti i primi provvedimenti che portano il suo timbro: approvazione di 105 nuove assunzioni e ieri un passaggio cruciale, il via libera al disegno di legge per l'istituzione dell'azienda unica sanitaria, nonostante il commissario Scura ha già fatto sapere che non è ipotesi praticabile, e soprattutto la nomina dei nuovi commissari nelle aziende sanitarie e ospedaliere. Già, nomine arrivate alla vigilia della riunione convocata per lunedì dal commissario Scura, che come primo atto aveva deciso di incontrare i manager per capire lo stato dell'arte. Incontro bruciato dal governatore. Scura, per il momento in cassa, sconvoca la riunione e medita.
Il primo round dunque va ad Oliverio, ma la partita è solo agli inizi perché sicuramente il tecnico inviato da Roma e che sulla carta è il plenipotenziario della sanità prenderà le contromisure. Non dimentichiamo che ha l'appoggio del governo e che non accetterà supinamente i colpi di mano del presidente della giunta. A voler essere maliziosi si profila un periodo tattico-politico molto tosto, con un duello a distanza che Oliverio ha ingaggiato non solo con Scura, ma anche con il premier Renzi, con cui l'idillio è durato davvero poco. E i calabresi? Probabilmente sono sgomenti, stanchi, rassegnati, forse anche incavolati. La sanità è allo sfascio e queste diatribe interne non favoriscono certo quelle soluzioni promesse dai governi di turno e puntualmente disattese. Mentre si aspetta di capire chi deve gestire la sanità, ogni giorno tantissimi cittadini pagano lo scotto di disservizi, carenze e ritardi in quello che dovrebbe essere il diritto alla salute. Ed il commissario Scura, nell'intervista che gli abbiamo fatto qualche giorno fa, se da una parte diceva di voler assolutamente rispettare chi, come il presidente Oliverio, è stato eletto democraticamente dai calabresi, all'altra parte però ha precisato: sono in Calabria per svolgere il mandato che mi è stato assegnato da Palazzo Chigi, non ho assolutamente intenzione di lasciare carta bianca, e così sicuramente farà. Cambiamo decisamente argomento. Oggi giornata nazionale proclamata da Libera per ricordare le vittime accidentali, chiamiamole così, di tutte le mafie, Cosa Nostra, criminalità organizzata calabrese. In questo giorno tanto speciale dai tribunali calabresi parte l'allarme: attenzione, il nostro lavoro investigativo rischia di essere seriamente compromesso dalla mancanza di personale e di mezzi. Attilio Sabato. La lotta alla mafia si fa anche e soprattutto con uomini e mezzi adeguati. Una precondizione per svolgere un'azione di contrasto efficace ed ottenere risultati importanti. Ora, partendo da questo presupposto, non è concepibile che nel distretto forse tra i più fibrillanti del paese queste condizioni di partenza non ci siano. Eppure la Calabria è la regione che vanta una presenza criminale spaventosa. 160 organizzazioni criminali che si spartiscono gli affari e ci sono 4.389 affiliati, divisi a metà tra il distretto di Catanzaro e quello di Reggio Calabria. Ma nonostante questi numeri impressionanti, la quantità di uomini e mezzi in dotazione al distretto del capoluogo di regione è, a dir poco, deficitaria. La situazione con il passare del tempo è andata peggiorando, anzi, drammatica, come l'ha definita il procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri in una recente intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa. Bombardieri descrive uno scenario preoccupante, racconta di giovani magistrati che dopo 3 anni di permanenza a Catanzaro chiedono di essere trasferiti, di un carico di lavoro abnorme, 2.000 inchieste sulle spalle di un solo magistrato. L'aggiunto evidenzia ancora come i magistrati sotto tutela siano costretti a viaggiare su auto che hanno oltre 200.000 chilometri. A questi problemucci, chiamiamoli così, ne vanno aggiunti altri, ad esempio cancellieri che mancano, così come la carta per le fotocopie e finanche gli uffici. Tutto il sistema giudiziario, insomma, è sottodimensionato, e la cosa ancora più grave è che non si ha il tempo necessario nemmeno per studiare bene i fascicoli, se non durante le udienze. La denuncia di Bombardieri è forte, anche se non è la prima volta che il grido d'allarme varca le stanze del Tribunale di Catanzaro, ma nonostante ciò, ad oggi, non è successo nulla. Si continua a far finta di niente, dimenticando, o forse facendo finta di dimenticare, che in Calabria si sta combattendo una vera e propria guerra. Continuiamo a parlare di giustizia, ma dal settore penale passiamo a quello tributario. Oggi in Calabria l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente delle commissioni tributarie spagnolo dice che comunque si sta lavorando abbastanza bene. L'arretrato infatti nell'anno precedente è stato smaltito del 12%. La commissione provinciale tributaria che fa registrare una maggiore efficienza è quella di Cosenza. Rosalba Baldi.
È del 12% la riduzione dell'arretrato messa a segno dalla Commissione Tributaria Regionale e dalle commissioni provinciali, il dato reso noto dal presidente facente funzioni Spagnuolo in occasione dell'inaugurazione a Catanzaro dell'anno giudiziario tributario 2015. Sono i numeri a raccontare il lavoro della giustizia tributaria calabrese: 90.000 i ricorsi pendenti nel 2013, 80.000 circa quelli rilevati nel 2014. Arretrato in calo. In particolare la commissione che ha lavorato di più sul piano provinciale è stata quella di Cosenza. Spagnuolo ha parlato di elevatissima produttività dei giudici tributari cosentini, che ha fatto sì che venissero decisi un numero di ricorsi più che doppi rispetto a quelli pervenuti. La città dei Bruzzi dunque segue Reggio Calabria, poi Catanzaro, commissioni dove elevate sono state in termini numerici le decisioni degli appelli, in controtendenza invece Crotone, dove le pendenze sono invece aumentate. Particolarmente delicato il compito del giudice tributario chiamato a dirimere le controversie fiscali, ricorsi che per il solo 2014 riguardano affari per 17 miliardi di euro e il riferimento è alle sole commissioni provinciali. Infine il presidente Spagnuolo si è soffermato sul male che è dell'intero comparto della giustizia, cioè la carenza d'organico, pochi magistrati e grande mole di lavoro che si traduce nel disagio di cittadini costretti a lunghe attese. Voltiamo pagina, occupiamoci con il prossimo servizio di fondi comunitari. Calabria ancora purtroppo in forte ritardo, spesso e volentieri questi ritardi sono legati agli errori contenuti nei progetti elaborati. Sentiamo. Conclusa la prima fase di ricognizione ed animazione territoriale nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari, il COGOL Monteporo ha convocato l'assemblea della partnership locale per avviare concretamente la fase di programmazione territoriale, nella speranza che si possa chiudere velocemente i negoziati tra la Regione e la Commissione europea con la definitiva approvazione del POR e del piano di sviluppo locale. Da qui la necessità di un confronto diretto con gli attori principali di questa programmazione. Oggi concludiamo la prima fase, che è quella che abbiamo svolto sul territorio di animazione, di concertazione per costruire il partenariato e capire le linee guida sulle quali bisogna muoversi per costruire un programma di interventi per il territorio vibonese. La seconda fase sarà quella di attivare ciascun soggetto che partecipa alla partnership locale. Da questo punto di vista abbiamo elaborato una scheda operativa per facilitare il lavoro. Questo significa che sia gli enti pubblici sia gli enti privati adesso dobbiamo lavorare insieme per individuare in modo preliminare quali possono essere gli interventi pubblici e privati da prevedere nella programmazione 2014-2020 per il territorio vibonese. Le potenzialità che offre una simile programmazione? Le potenzialità ci sono tutte, ci sono in questa programmazione e ci sono state anche nelle precedenti programmazioni. E, appunto, il problema oggi diventa di sfruttare al meglio le potenzialità, stabilendo criteri di semplificazione nelle procedure attuative dei programmi operativi. In caso contrario si rischia di sprecare molto tempo in meccanismi burocratici e utilizzare pochissimo tempo per gli investimenti. Questa è una lezione che dovremmo apprendere da quella che è stata l'esperienza dell'attuale programmazione 2007-2013. Cambiamo ancora argomento. Una diagnosi precoce corrisponde più o meno alla guarigione. Così l'oncologo Gianfranco Filippelli, in occasione della settimana della prevenzione, il camper della LIT parcheggiato tra le bancarelle della Fiera di San Giuseppe a Cosenza, per dare la possibilità a quanti lo vogliano di sottoporsi gratuitamente ad uno screening. Sentiamo Gianluca Pasqua. Il camper della LILT presidia l'area della Fiera di San Giuseppe a Cosenza. La sosta della postazione mobile della Lega Italiana per la lotta contro i tumori è stata pensata per dare maggiore visibilità alle iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione.
un primo contatto che centinaia di visitatori hanno effettuato per avvicinarsi nel modo più semplice alle attività di contrasto alle patologie oncologiche. Si sono fermate la maggior parte donne perché gli screening più importanti attualmente sono lo screening per il tumore alla mammella e lo screening per il tumore alla cervice uterina. È un'attività qui alla fiera principalmente di carattere informativo. Oggi c'è una maggiore attenzione sia grazie alla maggiore sensibilità da parte dei pazienti rispetto alle patologie oncologiche che purtroppo per svariati motivi sono in aumento. La LILT svolge la sua attività attraverso più di 100 sezioni provinciali e quasi 400 punti prevenzione, offre supporto al cittadino e dedica risorse alla ricerca e alla formazione. È una battaglia difficile contro un nemico che si moltiplica a dismisura. Presso i nostri centri oncologici della Lega Tumori, che è il più grande a Cosenza in via Montegrappa, ma anche a San Lucido, presso l'Exompia e a Cassano Ionio, ci sono delle equip estremamente professionali da questo punto di vista. La prevenzione oncologica ancora oggi, ahimè, rimane l'unica arma vincente contro il cancro. Se si riesce a fare una diagnosi precoce, sicuramente ciò equivale a una guarigione. L'oncologia ha anche un costo sociale non indifferente e quel che è peggio è che è la prima voce di spesa per l'emigrazione sanitaria nella nostra regione. La Calabria purtroppo ancora oggi rimane la cenerentola in campo oncologico nel nostro paese. Le strutture oncologiche presenti dopo un certo sviluppo che c'è stato durante gli anni 90 fino al 2000, oggi purtroppo sarà il piano di rientro, questa scarsa attenzione delle istituzioni al problema cancro, che voglio ricordare è diventata la prima causa di morte insieme alle malattie cardiovascolari. Ebbene, noi siamo veramente poco strutturati da questo punto di vista. Bisogna investire nella propria regione per cercare di evitare questa emorragia di pazienti e di risorse, sia pubbliche, perché è la regione che paga lo stesso, quindi non capisco perché conviene pagare alle regioni del nord milioni e milioni di euro e non investirle nella nostra regione, nella nostra sanità. E auguri al dottor Gianfranco Filippelli, che da ieri è commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, la nomina appunto decisa dalla giunta regionale. Auguri naturalmente di buon lavoro. Lasciamo la sanità, parliamo adesso di sicurezza stradale. L'ACI di Catanzaro rivolge un progetto molto interessante ai neopatentati. Isabella Rocca. Sono stati 453 gli incidenti stradali registrati nel 2014 nella sola provincia di Catanzaro, di cui 4 mortali e 174 con feriti. Sono alcuni dei dati resi noti nella sala del tricolore della prefettura nel corso della giornata dell'automobilista, manifestazione promossa dall'Automobile Club di Catanzaro. Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare soprattutto i giovani per una guida sicura, informandoli sul comportamento da tenere sulla strada per evitare incidenti stradali. Nel corso della manifestazione è presentato il progetto Ambasciatori della Sicurezza Stradale, destinato proprio ai neopatentati, e saranno 40 i giovani catanzaresi che potranno frequentare i corsi di guida sicura a Vallelunga. I giovani sono e devono essere protagonisti, ecco perché li abbiamo chiamati ambasciatori. Noi vogliamo che loro acquisiscano il massimo possibile della cultura della sicurezza stradale, a parte le tecniche di guida eccetera, e diventino poi propugnatori e diffusori tra i loro amici, compagni, concittadini, eccetera, di questa cultura. Vogliamo che ci aiutino loro, essendo protagonisti, a togliere qualche morto e figlio dalle strade e a far diminuire questi numeri terribili che veramente ci angustiano e che, anche se un pochino in diminuzione, sono sempre elevati. Già, i dati continuano ad essere allarmanti. Poco meno di 3.000 morti a livello nazionale, ci sono 200.000 feriti, di questi feriti purtroppo un numero imprecisato, perché è difficile dirlo, ma elevato, è costituito da persone che rimangono invalide, parzialmente o totalmente, che forse costituiscono il dramma maggiore, e molti di questi sono giovani. I giovani nell'età tra i 18 e i 25 anni sono tra i più colpiti sulla strada, insieme con gli stranieri. Ma vale la pena veramente di stare attenti e di conoscere bene le regole della strada. Sempre ai giovani, ma questa volta a Cosenza, si è rivolto invece il progetto Idea dei Mezzogiorno. Scopriamo di che cosa si è trattato.
In soli 7 giorni sono arrivate ben 153 proposte, o meglio nuove idee, per fare impresa, ma è stato possibile presentare solo 20 di questi progetti nel corso di Idea Day Mezzogiorno, un evento ideato dalla Fondazione Culturale Paolo di Tarso e realizzato in collaborazione e nell'ambito dei programmi della Fondazione Attilio e Elena Giuliani Ollus a Villa Rendano. L'iniziativa, che ha ottenuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana, nasce per dare spazio alle idee dei giovani professionisti. È un ponte tra le idee dei giovani e le istituzioni politiche, le no profit, che hanno la capacità di realizzarle. A volte manca proprio la comunicazione tra i giovani e, diciamo, gli adulti, tra virgolette, perché si può essere assessore anche oggi a 25 anni, ma puoi essere immediatamente calato all'interno di un contesto che disperde il contatto con i giovanissimi. Noi con Idea Day abbiamo creato questo ponte ideale, immaginario, e per, diciamo, selezionare le migliori idee che possono contribuire soprattutto a creare nuove economie. Noi oggi abbiamo bisogno di nuove economie e lavoro e dobbiamo puntare quindi non su progetti che hanno del filosofico ma del concreto e che possono concretamente attuare un piano economico che sia capace di risolvere i problemi che abbiamo. Noi ci auguriamo che le istituzioni condividano questo nostro progetto e che possano contribuire a dare una mano a questi giovani affinché le loro idee possano essere realizzate. E le istituzioni alla presentazione c'erano per prendere impegni precisi. Io penso che questa sia un'iniziativa da accogliere al volo da parte dei tanti giovani, protagonisti giovani, e lo vedo scritto con la G maiuscola, nel senso più grande del termine. Se c'è poi anche la benedizione, tra virgolette, non solo di quelle che sono le istituzioni, ma il patrocinio della Presidenza della Repubblica, vuol dire che la qualità è eccelsa. I progetti selezionati in questa prima fase riguardano i diritti umani, l'agricoltura sostenibile, la green economy e le innovazioni tecnologiche, ma l'incubatore è aperto e attende altre idee rivoluzionarie partorite da giovani menti. E nonostante tante idee rivoluzionarie, le stesse alle quali abbiamo assistito in questi ultimi decenni, la radio sicuramente non perde importanza, non riduce quelli che sono i suoi spazi, resiste ormai da tantissimo tempo, arrende la sesta edizione di una fiera dedicata interamente alla radio. Stefania Belvedere ci mostra alcune curiosità. Appassionati di tecnologia, professionisti e semplici curiosi hanno la possibilità di sbizzarrirsi e trovare gli oggetti desiderati, dai supporti informatici ai droni, passando per i cellulari di ultima generazione e le apparecchiature per radioamatori. Un evento sicuramente tra i più importanti tra quelli ospitati ogni anno a Rende. La nostra fiera è inserita nel circuito delle fiere radioamatoriali d'Italia. Ci impegniamo in tanti a far sì che l'evento riesca ogni anno. La presenza di pubblico già in queste prime ore di apertura ci dimostra quanto la fiera è attesa ed è apprezzata da tutto il territorio. In collaborazione con l'Associazione Radioamatori Italiani, la Fiera Mercato giunge quest'anno alla sesta edizione. Siamo in crescita e questo ci fa piacere anche perché è un momento di aggregazione sia fra i radioamatori e anche il pubblico che si avvicina alle nuove tecniche, perché principalmente noi, oltre ad essere radioamatori, ma abbiamo dei rapporti comunemente, usiamo tecnologie moderne, sia di radiotrasmissione e anche per altre tecnologie che sono in uso comune, diciamo. Ecco. 2 giorni da non perdere per dare libero sfogo alla voglia di shopping tecnologico in questa manifestazione molto amata da giovani e meno giovani. Evento importante. Mi è piaciuto molto vedere che ci sono le scuole, ma non solo le scuole che vengono e quindi gli studenti che vengono a vedere o a visitare, ma vengono loro a presentare quello che hanno costruito. E allora cambiamo ancora argomento. Purtroppo le cronache recentemente ci hanno restituito di ragazzini giovanissimi in fin di vita, purtroppo qualcuno è anche morto sui campi di calcio per malformazioni congenite di cui fino a quel momento non si sapeva assolutamente niente. Più volte si è parlato dell'importanza della presenza dei defibrillatori. Bene, da oggi ce n'è uno in più su un campo di calcio, è stato donato dal Rotary Club Cosenza Nord.
Il Rotary è sempre attento alle tematiche sociali ed è vicino al mondo dello sport, nel quale la prevenzione e la sicurezza sono particolarmente importanti. Per questo il Rotary Club Cosenza Nord ha voluto donare un defibrillatore ad una scuola di calcio, la Pietro Mancini Torre Alta di Viale Magna Grecia. Lo accettiamo con un animo gioioso, perché aiutare sempre lo sport e soprattutto il sociale, perché questo qua è più una, diciamo, un discorso sociale, in quanto ci sono i ragazzini dai 5 anni fino ad arrivare a 16 anni e molte volte i genitori stanno sempre con l'ansia mentre giocano, mentre si divertono, perché questa è un'età dove si deve divertire. Poi magari non ci sono i dovuti controlli, le dovute, diciamo, precauzioni, c'è sempre un minimo di paura e di tensione che possono magari far sì che non li fanno avvicinare allo sport queste cose. Abbiamo deciso di donare questo defibrillatore ad una scuola di calcio bella, con tanti ragazzini come questa, la Pietro Mancini di Torre Alta, perché purtroppo la cronaca ci dice che molto spesso l'arresto cardiaco riguarda anche i giovani, perfino i bambini sotto gli 8 anni. E questo non soltanto, per la verità, quando c'è movimento, quando c'è sport, ma anche in situazioni di riposo, come è accaduto recentemente purtroppo a Cosenza, alla 17enne del liceo scientifico. Io penso che con la dotazione di un defibrillatore saranno più tranquilli i dirigenti di questa struttura, i ragazzi e le famiglie, e lo sport diventa ancora più gioioso. Siamo al calcio, quello professionistico, un altro passo verso la salvezza per Cosenza e Vigor Lamezia, che negli anticipi di oggi pareggiano in trasferta con Messina e Matera. I lupi sprecano un calcio di rigore ma conquistano il sesto risultato utile consecutivo. La Regina al Granilo invece supera e rimonta il Melfi in Serie D, 0-0 nel derby tra Rende ed Interreggio. Facciamo il punto con Anna Franchino. Un punto guadagnato e la salvezza quasi in pugno, bicchiere mezzo pieno per il Cosenza che pareggia a Messina, anche se spreca in apertura la possibilità di conquistare il primo successo esterno targato Roselli. Ma nonostante il piccolo rammarico, i lupi conquistano il sesto risultato utile consecutivo ai danni dei siciliani, sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. Partono forte i rossoblù che dopo soli 3 minuti hanno l'occasione per portarsi in vantaggio grazie ad un penalty conquistato da Criaco, ma Calderini, incaricato della battuta, si lascia ipnotizzare da Berardi, che si oppone respingendo il suo tiro. Poi, dopo una rete annullata ai padroni di casa per la posizione irregolare di Corone, un'altra occasione dei lupi sprecata ancora da Calderini, alla mezz'ora il salvataggio provvidenziale di Carrieri, che sventa un'azione pericolosa in aria del capitano giallorosso. Nella ripresa stesso leitmotiv dei primi 45 minuti, con entrambe le squadre che concedono pochi spazi sfruttando le ripartenze, e così il match scorre via sino alla fine, con il Cosenza con la testa già al derby ed il Messina raggiunto al momento al penultimo posto proprio dalla Regina. Anche la Vigor Lamezia non va oltre il pari nella trasferta di Matera. Dopo lo scivolone al Di Ippolito con il Benevento, il punto conquistato in terra lucana permette ai biancoverdi di arrivare a quota 40 e tirare un sospiro di sollievo. Niente tris dunque per il Matera di Auteri, che dopo Barletta e Salernitana è costretto al pari dai calabresi, mentre l'impresa di giornata è quella della Regina, che al Granillo conquista il secondo successo consecutivo dopo quello di Aver. Succede tutto nella ripresa. Dopo aver subito la rete di Agnelli del Melfi, gli Amaranto tirano fuori la grinta e dopo il pareggio di Armellino nell'extra time segnano un gol con Di Michele che li riporta in corsa salvezza. Finisce 2-1 con la squadra di Alberti che lascia momentaneamente l'ultimo posto e agguanta Messina ed Aversa a quota 25. In chiusura di giornale passiamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Benvenuti nel consueto spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Questo fine settimana sarà dunque un fine settimana a due facce per alcune zone della Calabria. L'alta pressione, presente sul Mediterraneo centrale nelle prossime ore, verrà bucata sul suo bordo orientale da correnti di aria fresca.
Tale afflusso favorirà una maggiore instabilità anche sulla nostra regione, in particolar modo sui versanti orientali. Andiamo a vedere qual è la situazione prevista nelle prossime ore. Domenica, nubi più consistenti sulle Ioniche, con deboli isolati piogge più probabili su Serre Vibonesi, Sila Catanzarese e Marchesato. Altrove, condizioni di tempo variabile. Situazione in graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Diamo ora uno sguardo a mari e venti. Domenica, su Tirreno, ventilazione prevalente ancora da sud-est, tra il debole e il moderato, con mari tra il poco mosso e il mosso. Sullo Ionio, venti moderati di scirocco sui bacini centrale e settentrionale, da nord-est su quello meridionale. Mari che risulteranno molto mossi o agitati. Vi rinnoviamo, come di consueto, l'invito a visitare il nostro sito www.metoincalabria.it, dove troverete notizie sempre aggiornate sulle condizioni del tempo per la nostra regione. Anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. È tutto anche per noi, del resto non ci sono aggiornamenti di rilievo. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete manifestato, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ricordo che l'informazione torna in diretta alle 22:30. Vi aspetto, ci vediamo più tardi. Arrivederci.